Acqua e San Siro, perché è un ottimo Milan quello del primo quarto d'ora. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video in cui vi porto con me da qualche parte. Prima di partire e di raccontarvi ciò che è stato, vi chiedo subito di supportare questo video se vi piace il format, perché vi dico già che il prossimo sarà all'Allianz Stadium. Quindi se volete che il video esca presto, riempite di like questo qui, supportatelo e fatemelo sapere nei commenti. Detto questo, buongiorno, perché sto registrando questa parte di video in cui vi ordino un po' le idee la mattina dopo Milan-Liverpool. E come vedete dal letto sfatto alle mie spalle, sono in hotel. Il buon Sequolf è appena ripartito per Roma, io invece sono ancora qui a Milano, perché appunto tra poche ore partirò per Torino alla volta di Juventus Malmo. Successivamente tornerò a Milano perché domani ho telecronaca con DAZN. Racconterò l'ultima gara del girone di Europa League tra Sparta Praga e Brøndby, e sarà una partita importantissima, perché chi vince delle due, una sorta di spareggio, arriva terzo nel girone e quindi si giocherà i playoff per la Conference. E quindi comunque c'è una posta in palio comunque interessante per le due squadre. Ma non usciamo fuori tema, torniamo a parlare di Champions League e in particolar modo di Milan-Liverpool. Era lunedì mattina più o meno. Mi stavo organizzando per una settimana che sarebbe stata molto impegnativa per i motivi che già vi ho elencato prima, quindi la telecronaca, il fatto che comunque mi fossi già organizzato per andare a Torino a vedere la Juve, e vengo invitato il giorno prima della partita a vedere Milan-Liverpool. Quindi da una parte ero contentissimo, perché nella mia vita qualche gara di Champions l'ho vista. L'ultima è stata Inter-Shakhtar quest'anno, sempre a Milano. Però questa qui aveva un sapore particolare, due grandissime squadre a livello di storia proprio. D'altro canto però, mancavano 24 ore, cioè come mi organizzavo? Era un po' un casino, ma sapete, io amo le cose fatte all'ultimo, cioè c'è chi si programma la vita, io invece sono molto smart da questo punto di vista, quasi mi gasa. E quindi ho sentito Sequolf, c'era la possibilità di salire insieme, e così è stato. Quest'uomo acculturato è appena uscito da una libreria. Sono le 9 di mattina, tra 10 minuti abbiamo il treno, ma lui è in libreria. Buongiorno, come stai? Tutto bene, un po' infreddolito ma bene. Ah, anche io, siamo in due. Hai fatto colazione? No. Dobbiamo farla. Ma io che sono un ottimo papà, ti ho comprato Corriere dello Sport e Gazzetta, perché oggi è una giornata importante, Simo. Cioè oggi il Milan deve cantare e deve farci cantare, perché dove andiamo? Andiamo a vedere Milan-Liverpool a San Siro. Fammi un pronostico delle 9 di mattina. Poi lo rifacciamo quando sono più sobrio. Sì, sì. 3-1 Milan. Mi piace, ma voglio cambiare e ti dico 2-1. Sì, come sempre i viaggi sono sempre qualcosa di poco sobrio. E effettivamente anche per noi è stato così. Sto scaricando l'immagine di Theo Hernandez. Benissimo, ha dei capelli discutibili. Theo Hernandez o io? Tu, ma anche Theo, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Niente, siamo anche abbastanza assonnati, cioè almeno io. Stavo leggendo la gazzetta e ho deciso di schiacciare con più sorriso. Ma infatti io tipo ero qui che vedevo quello e dicevo, hai visto l'articolo qui? Ho detto, sì, mi sono tirato a dormire. Ma comunque, tra una risata e l'altra, abbiamo anche, io personalmente, studiato un pochino la telecronaca, poi letto i vari giornali, insomma, per avvicinarci anche psicologicamente alla partita. Siamo arrivati a Milano, siamo andati a pranzo e siamo arrivati in hotel. Oh, siamo appena arrivati in hotel, e come ogni vlog che si rispetti, un room tour ci sta. Anche perché adesso capite perché voglio fare il room tour. Intanto abbiamo la chiave. Entriamo insieme. Camera 508. Cioè noi dovete capire che entriamo, andiamo a depositare la chiave qua. Ok. E partiamo dal bagno, perché c'è Federico Marconi. È un bagno peraltro poco umile e in modo totalmente immotivato, e ora capirete perché. Procediamo, abbiamo il balcone che è più grande della stanza perché fa tutto il giro. E scusa, tu che cosa stai facendo? Sto chiedendo una stanza più piccola perché questa mi ha destabilizzato. E cazzo, sì, anche a me. Abbiamo prenotato una singola con due letti, ci hanno dato una matrimoniale con bambini. Ragazzi, c'è tutto, la singola e la matrimoniale. È vero, fa paura. Sì, va bene, bello tutto, l'hotel meraviglioso. Però siamo qui per Milan-Liverpool e loro stanno guardando il video per Milan-Liverpool. Diamo un po' di dati inerenti alla partita, no? Cioè, tu lo sai, Simo, che questa è la prima partita tra Milan e Liverpool a San Siro? La prima. La prima, perché si sono affrontate due volte in finale di Champions. Una volta all'andata,
però il Milan non ha mai ospitato il Liverpool a San Siro. Il Liverpool, ragazzi, invece, dovete sapere che San Siro ci ha giocato due volte contro l'Inter, una nel 65 e l'altra nel 2008, segnò il Niño Fernando Torres. E l'Inter fu eliminato, questa è una gran cosa, eh? Dobbiamo segnarci, stasera il Niño non c'è. E magari, visto che si gioca a Milano, passa il Milan. Eh beh, speriamo. Però, occhio, perché sono 9 anni che il Milan non batte una squadra inglese. L'ultima volta era nel 2012 e vinse contro l'Arsenal 4-0. Poi perse 3-0 al ritorno, ma passò. Occhio agli infortuni, occhio alle solite cose, però bisogna essere ottimisti. Io credo che il Milan vinca, l'ho detto da stamattina, 2-1. Poi gli incastri potrebbero però non essere a favore del Milan. Give me the telecamera, perché adesso devo rifarti la domanda che ti ho fatto stamattina. Quanto finisce? Finisce 3-1. E quindi confermi quello che hai detto? Confermo oggi. E l'Atletico vince 2-1. Milan secondo, Atletico terzo, Porto quarto. Mi piace questo ottimismo, soldato. Andiamo allo stadio? Andiamo allo stadio. Dai, vi portiamo con noi. Vi portiamo con noi. E finalmente siamo arrivati a San Siro, molto prima della partita. Infatti abbiamo avuto il tempo di entrare con calma, di gustarci l'atmosfera, di vedere lo stadio che poi si riempiva, perché quando siamo entrati noi di piena forse c'era la parte alta della curva sud, ma niente di più. E quindi siamo entrati per bene in clima match. Devo dirvi, grande emozione, perché personalmente entrare a San Siro è sempre un qualcosa di straordinario. Un freddo della Madonna, cioè proprio un freddo allucinante. Fa così freddo che ci mette a fuoco. Comunque sono le 19:30 e noi siamo dentro San Siro. Questo vuol dire che iniziano. Guarda, tra un'ora e un quarto. Abbiamo camminato talmente tanto che già hanno preparato la barella per me. Come la vedi se a un certo momento io ho incontrato un pezzettino di telecronaca? Cioè commento la partita in live, è una roba pazzesca. Mi chiederei di farlo al 15° minuto esatto. Va bene, ci lavoriamo. Un Salemaker titolare con Messias pronto a subentrare per spaccare un pochino nel secondo tempo. Questa è l'emergenza, perché in questo modo tu parti aggressivo, però chi è che ti cambia la partita? Sono d'accordo con te, però sai che c'è, secondo me, come ha ragionato Pioli, ha detto: se io lascio fuori Messias con le partite che sta facendo adesso, le prestazioni, e esco, sono un colpo. E quindi me le gioco tutte. Però è anche vero che nel calcio moderno non prepari la partita su 11 giocatori, ma su 15 ormai, visti i cambi, no, praticamente. Però soltanto ho trovato gente strana accanto a me. Perché è un ottimo Milan quello del primo quarto d'ora. Andare allo stadio con la telecronaca è roba da pippa, ragazzi. Grande chance per Ibra, si è acceso lo stadio. Ma figurati se segniamo adesso. Vediamo. Calcio d'angolo per il Milan. Siamo al 28°. Al momento Milan meritatamente
finisce il primo tempo, siamo 1-1, 0-0 sull'altro campo, sì, siamo anche nell'altro vlog di Sick. E allora dico al volo un attimo la mia, primo tempo che mi è sembrato abbastanza equilibrato, Milan chiaramente padrone del campo ma con due fattori che non mi convincono. Teo Hernandez, credo l'anello debole del primo tempo del Milan, tant'è vero che il gol arriva su quella fascia lì e tante manovre del Liverpool arrivano su quella fascia lì. Davanti Ibra un po' isolato, credo che anche lui debba fare un pochino di più. La carta Messias, visto il primo tempo, sta lottando tanto, però io me lo sarei giocato, te lo dicevo nel pre-partita, la gara in corso, certo, con Salemaker titolare, che è lui particolare il titolare, avrei fatto così. Allora, vabbè, il Milan oggi deve vincere e basta, non sono scusante, comunque il Liverpool già passato, meglio non gli poteva andare, quindi oggi deve vincere il sotto. Poi i ragazzetti del Liverpool, questa è una considerazione interessante, si stanno giocando la vita oggi, ma è normale che sia così, c'è qualcuno che dice ma che cazzo c'è? Così col sangue agli occhi, sì, ma questi ragazzi sono giocatori che approcciano due palle così, scendono in campo oggi, i Morten, i Billy si giocano la stagione, loro per loro oggi vale il campo del mondo. Paradossalmente, ciao ragazzi, paradossalmente più loro che i vari Salah, sì, poi che tra l'altro secondo me Alisson da dove siamo noi non benissimo sul gol, però ci dicono non benissimo anche Maignan sul pareggio. Sarebbe stato bello che ci fosse stato un lieto fine sulla serata, però devo dire, non sono un tifoso del Milan, quindi non vi posso fare questo discorso. Personalmente però me la sono goduta a 360 gradi. E alla lunga, analizzando anche le parole di Pioli nel post, fa crescere un Milan giovane, un Milan che tornava quest'anno in Champions, che è stato non fortunatissimo dal punto di vista anche del sorteggio e che quindi è uscito all'ultimo posto in modo anche possibile, plausibile, insomma non lo reputo uno scandalo. Fatemi sapere la vostra comunque qui sotto nei commenti, io vi ricordo di seguirmi su Instagram per rimanere più in contatto con me e di supportare il canale a 360 gradi e ci vediamo con il prossimo vlog allo stadio, molto presto, ma questo dipende anche da voi, e poi con altri video, molto presto, sul canale. Intanto gustatevi vecchi, tipo il finale della carriera. Un bacione, never give up e alla prossima. Ah, giovedì sera? Ascoltatemi su DAZN, ciao!